belle strade, belle larghe, belle asfaltate. Meno male che non c'è nessuno che viene. Ah, queste sono escursioni a cavallo qui. Che bello. Dai, abbiamo trovato lo spottino. Mi sembra di aver visto il cartello vietato ai camper. Ma ho fatto finta di non vederlo. In effetti qua non ce n'è neanche uno. Però io ci vivo in camper, quindi non ho la macchina. Pertanto, se avessi la macchina, sarei qua, in questo posto, allo stesso modo, coi cani. Quindi, al posto della macchina ho il camper. Ah, quello lì è uno stagno. Comunque la cosa che ho notato è che non ci sono camper, semplicemente perché il parcheggio libero è quello là, questo qui è a pagamento dove sono io. Chiaramente non ho pagato. In giro dovrebbe esserci la colonnina, non so se è forse là in fondo. Comunque eccola là, quella là in fondo di là è la colonnina, e sono 75 centesimi a autocaravana, cioè sì, a camper, e 50 centesimi le macchine. Allora, fino alle 6:30. Adesso sono le 3:30, chiaramente stiamo sul camper fino alle 6:30, poi usciamo, andiamo a farci i cazzi nostri. Sempre libera. E eventualmente poi stasera, quando si libera di là, eventualmente mi sposto di là, così domani posso restare tranquillamente di là senza pagare il biglietto. E sicuramente mi sposterò da qui, perché così non mi piace. Cioè, bello il posto qua, se chiaramente non si pagasse. Ma essendo appunto a pagamento, evitiamo le 50 centesimi, volendo 5 per 8, 40, sono 4 euro al giorno. Non so neanche io se pagarlo o no. Vediamo, vediamo stasera, domani mattina. Adesso non ho guardato da che ora parte la mattina. Comunque va bene, dai. Adesso stanno dormendo i cani, non so perché, si sono proprio stancati. Ogni volta che mi fermavo anche Rocky si sedeva. E niente, gli ho fatto fare il bagno, ma ho voluto poi venire su, cioè stanno proprio ronfando. Io chiaramente sotto qua ho la tela cerata, di modo che anche se sono umidici sotto non passa, perché chiaramente avendo rifatto gli interni, dicevo, le fodere dei cuscini, è un peccato consumarli, no? E poi vabbè, questi qua adesso li ho girati e rigirati e rigirati, dovrebbe essere l'ultima parte utile, dopodiché li butto in lavanderia e li lavo e li sostituisco agli altri. E niente, alla fine siamo qui, sto caricando la batteria del drone. Adesso mi berò qualcosa perché veramente fa un caldo pazzesco, oggi sono 33 gradi dentro. E sì, il vento c'è, si respira bene. La cosa che non capisco è anche un'altra, volevo fare un ragionamento che avevo già fatto in altri forse video, non so se sono andati giù o meno. Ci sono camperisti che per ovvi motivi non hanno il bagno, perché è piccolo il camper o il van o qualsiasi cosa. Quindi ci sono sempre persone su Facebook che dove butti le grigie, dove fai i bisogni, dove fai questo, dove fai quell'altro. Ma Cristo santo, ma uno che fa la doccia fuori con i prodotti biologici, comunque cercando di usare i prodotti più puri possibili, perché comunque qualcuno magari ha qualche ingrediente che può essere nocivo, ma una goccia in un mare di acqua non succede niente. E se la fai fuori la doccia con lo stesso prodotto, che differenza c'è farla in camper e far scaricare le acque fuori? Qual è la differenza?
Per me la differenza è solo la comodità. Io di farla fuori, che magari c'è qualcuno che guarda, mi gira le balle, anche se tante volte la faccio. Però non ha senso, cioè, è sempre la stessa acqua che va giù. Boh. E c'è una diatriba su Facebook pazzesca, cioè, inquini, inquini, inquini. Cazzo, ho fatto una foto, ve la lascio magari sopra qui. Cioè, immondizia che è una cosa spaventosa, all'aperto così. Non lo so, guardate i video, vi lascio anche il video se riesco di Playa Valdivias. Ho tirato su un cassone intero di immondizia. E niente, adesso questo qua è praticamente sono 20, è dal 15 che sono sul camper, che vivo sul camper. Quindi sono 15, 5, 22 giorni. Sono già passati 22 giorni, una cosa che è volata. È volata. E ho deciso di non girare tra virgolette tutta la Sardegna perché non voglio fare ore sul camper perché non sono ancora come si dice è ancora tra virgolette una vacanza. Quindi quando sarò poi full time totalmente senza il lavoro e starò in giro col camper, se mai riuscirò. Credo sia ormai sono al 90% deciso di andare alle Canarie, questo è chiaro, però se riesco a prendere questa benedetta disoccupazione, prima di arrivare alle Canarie faccio un bel annetto di viaggio, che comunque è, tra virgolette, pagato mensilmente e riesco a fare appunto questo giro, no? Perché adesso brucerei solo delle ore per stare in macchina. E non trovare parcheggi perché comunque sia sono a pagamento perché è alta stagione, siamo ad agosto, tra un po' è Ferragosto, quindi appunto per questo io entro settimana prossima voglio arrivare dove ero prima, anche perché avendo bruciato i video nel computer che appunto non so quando riesco a sistemarlo, devo li riregistro, quindi faccio un altro video dove sono stato alla spiaggia Paludeddi e Cunkheddi, che è fighissimo. Vabbè, magari qualcuno ha visto le foto su Insta, quindi rifaccio la dronata, rifaccio tutto quello che devo fare, perché alla fine anche la dronata, chiaramente passata una volta sul PC, io la cancello dalla scheda memoria. E niente, dai, scusate di sto monologo, ma volevo dirla così. Allora, oggi ho comprato questo meloncino qui che sembra delizioso e me lo mangio con la pancetta arrotolata. Non ho voglia proprio di mangiare cose calde. Oggi no. Quindi, vediamo questo. Guarda, bellissimo. Ci sono degli uccelli micidiali. Ho fatto delle foto spettacolari che se riesco dalla macchina a metterle poi sul video, infatti con le macchine fotografiche ho tirate vicino. È un bel posticino qui alla fine, anche se poi il mare non è che sia dei migliori. Comunque, dai, stasera faccio una passeggiatina proprio bella lunga, la faccio e tanta roba dopo. Allora, i semini li ho buttati fuori così li mangiano gli uccelli e queste qua le buttiamo nel cespuglio. No, che se le mangiano le formiche, ma nessuno vede la schifezza. Perché sono dentro nel cespuglio. Ok, non come le banane che vedi in giro per terra. Così è un po' più. Cioè, è meglio, no? Si buttano nel cespuglio e si dà da mangiare agli animali. Tante alghe, sto sporco qua, proprio fa schifo. E niente, comunque sono sempre cani sciolti. No, è una rottura di balle, davvero. Meglio andare la mattina o la sera in spiaggia, che si può dalle 20 alle 8 del mattino, quindi noi dalle 6 alle 8 possiamo andare, la sera dalle 9, dalle 8 si può andare comunque in spiaggia. Tanto alla fine si va senza il casino, senza la feccia, e è bello così. Domani vediamo di trovare uno spottino dall'altra parte. Boh. Vediamo, vediamo.
Alghe che ci sono in questo tratto qua di mare. È spaventoso. Allora ragazzi, adesso non so dove sono arrivato prima col video, comunque lo ripeto, questa io pensavo che fosse comunque robaccia. Allora, si chiama Poseidonia. Ho incontrato un signore qua che me l'ha detto, si chiama Poseidonia. E niente, ha detto che quando il mare è sano porta questa Poseidonia qui. È una mareggiata che di solito si porta via, solo che si vede che non c'è stata la contromareggiata e quindi è rimasta. E comunque poi comunque passa il comune, ha detto, col trattore a tirare su la cosa. Ma secondo me qua è un po' che non passa, però. Comunque il mare è sano. È nato qua, è del posto, quindi le cose le sa, ovviamente sarà un pescatore e quindi sicuramente le cose le sa. Ha detto che guardava il fiume che c'è qua, dove stava rimanendo impantanato questo qua, eppure diceva che lo guardava lui il fiume, quindi con la campagnola. E niente, dai. Il monto ormai è dietro le montagne. Queste sono praticamente dune che si erano fatte e si stanno praticamente disgregando perché chiaramente non essendoci più magari quel vento come c'è a Fuerte, come c'è là insomma, e le dune non si formano non portando la sabbia, quindi pian pianino si abbassano, diciamo. Vieni qua, ehi, qua, 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 guardate che bel cielo che c'è. Ecco, questo è l'orario dove si possono portare i cani in tutte le spiagge libere, insomma, tutte le spiagge, anche quelle private se non sono addette ai cani. Quindi da quest'ora fino alle 8 del mattino si può stare, ma comunque è l'ora più bella perché non ci sono in giro cani che rompono i maroni. Tutto bello pulito, bello, non c'è più nessuno e quindi ci godiamo questa mezz'oretta in tranquillità, in solitudine, qua, guardando questo spettacolo. Una cala di immondizia, sono riuscito a buttarla qui. Ho lasciato l'ombrellone qui accanto all'altro. Il secco l'ho buttato dentro qui. E la plastica l'ho lasciata fuori accanto al bidone della plastica. Quindi era 10 giorni almeno che ho su bottiglie d'acqua e tutto immondizia, cioè finalmente sono riuscito a depositarla.